8002. Non risponde. Assurdo! Si può riprovare? Fosso? Non è. Ah, certo, certo. Sono stata rapita. Non posso comunicare con la famiglia. Non so dove sono. Sono venuta qui bendata. Imbecille! Ma se lei non sa neanche usare il telefono, allora... Buona! Non risponde. Tre meno un quarto. Ah, ho capito. Quella deficiente! La mia donna di servizio, prego. Sì, d'estate ne tengo una sola, d'inverno anche un cameriere che adesso è in vacanza. Lo sa cos'è un cameriere? Lo sa che ci sono delle persone che hanno il cameriere? I ricchi. Apposta, stiamo qua. Demenziale. Semplicemente demenziale il suo atteggiamento. Il suo. Cosa si dà? Del tuo ai rapitori? Eh già, ho capito, sì. La deficiente è sul terrazzo a prendere il sole. Con la mia sdraio, le mie creme, il mio asciugamano. Eriberto pensa che sono ostia, mangia al circolo, certo, certo. Sì, sì, è così, lasci. Non risponderà nessuno prima delle 5 almeno. Lei ha sbagliato tutto. Non si rapisce una signora mentre sta salendo in macchina per andare al mare. È chiaro che la macchina familiare a sua volta non si metterà in moto prima che passino almeno le ore della canicola. Parlo con lei! Beh... Scusi, sa, mi vuole ricordare i termini del mio rapimento? Siccome sono stata a lungo bendata, vero? Ho perso il senso, è vero? C'hai l'orologio! Ah, ecco, ecco, il tuo, banditi! Cosa c'entra l'orologio? Può essere anche il giorno dopo. Appunto. Allora, ha visto che non ho perso la sensibilità? Ah, con tutto che pare un'eternità, sa? Stare bendati a lungo sul veicolo di uno sconosciuto che non sai se corre come un pazzo o se sta fermo. A proposito, la mia coupé, dove l'ha lasciata? Aperta, naturalmente, vero? Magari non è un indizio per mio marito. Io la lascio sempre spalancata, perché non ho cura delle cose e anche perché mi piace cambiare spesso. Allora è ieri che mi ha rapito. E perché non lo diceva? Scusi, non è mica un segreto. Potevo anche essermene accorta, effettivamente me ne sono accorta. Perciò... Allora lei ha lasciato passare un giorno senza contattare mio marito? Beh... Sfido che non risponde, non c'è, fuori mi cerca. Oppure... Io non sono una donna tranquilla, una semplice massaia. Basta guardarmi. Mio marito con me è sempre in condizione di preallarme. Se è tornato a casa alle 5, credendomi al mare, non ci sono. La macchina è sotto casa aperta. La donna non sa niente, ma ha visto uscire. In ordine. Fresca di parrucchiere ero stata prima da quello vicino casa, che fra l'altro è bravissimo.
È chiaro che Riberto pensa che me ne sono andata. Dentro di sé deve averlo sempre temuto. Sarà in uno stato. È un uomo molto orgoglioso. Non credo che mi cerchi. Non si confiderà con nessuno. Senta. Se lei ha diritto di rapirci, noi abbiamo diritto di essere ricattati, va bene? Informi mio marito che io sono qui da ieri. Qui non ci stai da ieri. Quello che è, dica quanto vuole dove deve essere depositato, perché suppongo che mi avrà rapita per avere dei soldi. Spero almeno. E certo. E allora come li avrà se non li chiede? Te vuoi sta zitta? Non risponde! Buona! È cretino! Adesso mi dovrà dare da mangiare. Sorgeranno mille problemi, pratici, fisiologici, morali, che sarebbero risolti se questo cretino si mettesse in contatto con Eriberto. Non risponde. No, senta, non è possibile. Non è possibile che in casa mia, dalla quale sono stata rapita da ieri. Ma chi te l'ha detto? C'è bisogno che me lo dico a qualcuno, scusi. Se sono qui. Qui non ci stai da ieri, signor. Allora, l'aveva detto lei. Allora, come dico io, sono stata rapita stamattina. Allora bisogna aspettare le 5. 5:30, toh! Manco per niente. È che non vuoi sganciare i sordi. Chi? Tuo marito. E quanto sarebbe il mio prezzo, diciamo? 2 milioni. 2 milioni. Ma che c'hai da ride? Scusi, non credo di aver chiesto un po' troppo poco. 2 milioni. È chiaro che mio marito pensa uno scherzo, gliene faccio tanti dal mare con i ragazzi, i miei amici, vero, per telefono. Ma io credevo 200, scusi. Sa cosa sono 2 milioni per mio marito? Come per lei 2 arance, meno forse. Ha detto che mi dava una risposta. Ma non si fa trovare. Senta, adesso lei mi sta facendo perdere la pazienza, non rido neanche più. Meno male. Lei non ha parlato con mio marito. E come no? Quando? Sono qui, ho visto, ho sentito, ogni volta che ha fatto uso del telefono. Da un bar. Stavi dentro una macchina bendata, c'è stava pure quell'altro, un amico mio. Me parevi una mummia, non te sei mossa mai. Insomma, che ore erano? Oh, e che ne so? Carma, buona.
Perché non lo chiama in ufficio? O al circolo, tout court. E che è? Cerco il numero dell'ufficio perché quello del circolo lo so. È un periodo che sono senza memoria. Sarà effetto del caldo o sarà l'arteriosclerosi? Ce l'ho i numeri. Ha detto di chiamarlo a casa. Ma se non risponde? Ah, ecco. Avrà staccato. Già, se mangia a casa poi fa riposino. Non può essere agitato, lei capisce. Pensa uno scherzo. Ma perché lei ha ritenuto di chiedere così poco, diciamo pure? Ma bastano. Giusto. Lo tentiamo un altro numerino? Non è. Ha detto di chiamarlo a casa. Ma se non risponde, io non la capisco anche lei. Conoscerò le abitudini di mio marito meglio di lei. Se riusciamo a beccarlo al circolo, è risolta. A proposito, è sicuro che è diretto, no? Dico, siamo ancora nella zona di Roma, vero? Già. Motto venga di attendo sta. Sarà comunque raggiungibile con un prefisso, penso. Non mi pare che ha mai chiamato la centralinista. Quanti numeri ha fatto prima? Sa che non li ho contati. Andiamo bene. Sarei un'ottima poliziotta. Faccia questo benedetto circolo, vedrà che lo troviamo. Io? Faccio io? Il circolo? A casa. E poi, se non risponde, vero? Facciamo gli altri. No, perché anche lei deve uscire da questa situazione, fuori il dente, come si dice. Guardi, ormai sono già le 4, ora che lo troviamo. Oh, l'hai capita, va. Ecco, appunto. Diretto, vero? Fa e non parla. Eriberto? Pronto, Eriberto? Viralba, sono la signora. Sento respirare. Berto, non è uno scherzo, sono rapita. Fai trovare 2 milioni, sono proprio soltanto 2. Adesso ti dice lui dove. Mi pare meglio che mi lasci andare, sa. Evidentemente mio marito ha assunto questo atteggiamento perché non ritiene di sottostare subito a una prepotenza. Perché lei ha rapito proprio me? Perché ce l'avete. Da cosa l'arguisce? Stai nelle case moderne, c'hai la coupé, vai a Ostia. Che vuoi di più? Sì, sì, giustissimo, ma siamo gente che lavora, sa? Pure io. Oh, quante balle! Lavorano tutti a sentire loro. Mio marito è un cittadino onorato, sa, per quello che conta. Guardi, io non intendo stare qui più a lungo, non certo una notte, il perché è chiaro. Accidenti a me, non ho portato che quel poco che mi serve per il mare, per la cabina, 2 pomodori con la mozzarella, le sigarette, non ho neanche messo gioielli. Eriberto è pazzesco, pazzesco, è un uomo incredibile. Sa cos'è Eriberto? Un vigliacco. È un uomo che basta che lo divida un telefono anche da sua madre, che è capace di qualunque cosa. È una malattia, la crudeltà telefonica, perché lui si deve vendicare della soggezione che gli dà qualsiasi presenza.
Me l'ha spiegato un medico, sa? Uno psichiatra. L'abbiamo fatto venire, a lui non gliel'ho detto chi era, e l'ho fatto assistere a cose capace di fare quest'uomo per telefono. Ma la forza morale di commettere delle crudeltà attraverso quel coso... Da qui non esci se qualcuno non paga. Mica è facile organizzare ste cose tutti i giorni. Certo, certo. Ormai ha rapito me. È un affare come un altro. Ha ragione anche lei. Ma per telefono sarà difficile. Sa cosa facciamo? Lo andiamo a cercare insieme. So io dove trovarlo. E gliene faccio sganciare 5 di milioni al signorino invece di 2. 2? Ma lo dico io, un tempi c'ha. Allora... C'hai qualche altro parente? I miei fratelli. Dai il numero. Sì. Adesso glielo do. Ma sa, ci vuole un po' di prudenza perché... mia sorella è nervosissima, guardi. È la più grande di noi. Bella donna anche, ma non si è sposata appunto per il suo carattere apprensivo, direi angoscioso, ecco. È stata anche curata per quello che si curavano prima queste cose. E allora io, vede, ho insistito molto. Allora abitava con me e con Eriberto non si prendevano molto, dopo che è mancata mamma, che anche lei abitava con me. E allora ho fatto in modo che andasse a stare da mio fratello, dopo che è rimasto vedovo, senza figli anche lui. La mia compianta cognata era un egoista, con tutto che l'abbiamo colmata di riguardi. Se non te stai zitta, sparo! Vostra sorella star sicuro e viverà restituito. Ma con i cani, dov'è Anita? Insomma, Glauco, stai buono, lascia parlare me. È mio fratello, Glauco. Gli occhi vostri cani. Ma cosa vuole lei? Star sicuro e viverà restituita. E abbassa sta voce! Vostra sorella viverà restituita, si pagherete entro stasera la cifra dei 2 milioni. Alla... Cosa le farete? Santa pace, Glauco, non parlare con i veterinari sulle sue abilità di avvocato. No, non faccio parlare te, sono banditi. Bisogna venire a patti secondo le loro leggi brutali. La tua legge non serve. Ridateci nostra sorella, Anita. Per me è già morta. È morta, Glauco, è morta. Sta qui, parla, sedenti! Teresa, sono io, sto bene. Amore, oddio tesoro, ma come sto bene? È possibile, tu così meticolosa con
Faglielo capire che devono pagare sti milioni, mannaggia a me, quando t'ho rapito! Teresa, passami Glauco! Glauco, adesso quest'uomo che vi ha chiamato! Glauco! Glauco! Passami, Glauco! E lasciamela portare! Glauco! Si telefoni e a chi? Stupido, stupido, quante volte te l'ho detto che sei cretino? Molla, e quanto sei ostinata, signor! Gli zotici, non c'è di peggio, glieli faccio portare questi 2 milioni, tre, to! Gliene faccio portare 3, mi dica dove? Al capolinea del 98. Ci sta lei? Buona, eh? Per capolinea del 98 dia che pi la primi a destra, sì. E poi la... Beh, si risponde mo' passi. Uffa, uffa, occupato. Pagano loro questi. Adesso 2 ore, stia attento. Telefonate private? Ah, loro mica chiamano da casa, no, dal negozio. No, sto libero. Pronto? Pronto, ragioniere? Sì. Mi servono 3 milioni subito. Chi parla? Come chi parla? Anita. Lo stesso nome che c'è scritto sulla porta della boutique. Dico, ci parliamo tutte le mattine 2 ore per telefono, più quelle di persona. Accorcia. Ha capito, ragioniere? Lei mi fa un assegno circolare di 2 milioni. Bene, 3 desordi. No, ragioniere, servono liquidi. 3 però. Pronto? Pronto. Senta, lei saprà che io sono stata rapita questa mattina. Dico, altrimenti sarei in negozio, vero? Ma cosa mi dice? Eh sì, caro ragioniere, però voi quando non mi vedete arrivare potreste anche fare una telefonata a casa, mi pare. Abbiamo chiamato. E chi ha chiamato? Vicky? Sì. E non ha risposto nessuno? Nessuno. Neanche la donna? Nemmeno. Oh, bene, li so. Ha capito bene, ragioniere? Sì, ho capito, ma non ci sono. Come non ci sono? Non avete venduto ieri e stamattina? Dico, c'è la città piena di stranieri, abbiamo il negozio pieno di maxi, che sono 4 metri e 20 di stoffa più della mini. Beh, quanto c'è in cassa? Beh, 825.000. 825.000, non bastano come anticipo? Che ostinato anche questo. Ragioniere, guardi in banca. Ma la firma l'ha lei? Porca miseria, ragioniere, lo so che la firma l'ho io. Vede cos'è l'inconveniente della vostra disonestà? Non è tanto per quei furtarelli, ma è che uno, per il nervoso che fate venire, si preclude la possibilità di poter disporre, vero? Eh sì, ragioniere! Io intanto sono qui, rapita in una grotta umida! Stavo parlando! Ma che sei matta, dindostamo? Ho detto una grotta, capirà? Mica ce ne stanno tante ormai! Riprovo. Manco per niente! Allora? Aspettiamo che si impensierisce Riberto. Ma cosa vuole che si impensierisca? Siamo sposati da 20 anni. Ero giovanissima. Te pareva? Perché? No, dico, ci avrebbe avuto il tempo d'affezionarsi, no? Sa cos'è? Il tempo cementa ma toglie apprensione. Non bisognerebbe mai sposare un uomo innamoratissimo. Cos'era Riberto? Le minacce di suicidio. Cos'era ridotto?
È stata mamma mia che ha avuto pietà. E allora, sa, vedono avverarsi questo miracolo, credono che tutto sia possibile, perdono interesse. Bisogna augurarsi di avere delle delusioni per conservare un certo attaccamento alla vita. Se gliene volemo chiedere 1,5, die. Lei sarebbe disposto? No. Lo sconto a lui no. C'hai fame, signor? Grazie. Ci sarebbe una creatura sofferente da sfruttare. Uno che ce l'ha? Oh, sì. Tanti. Allude ai quattrini, vero? Dai il numero. Calma, calma. Non è un parente. È un uomo. Giovane. È quello che mi frena. Ah, allora lasciamo perdere. Quelli sono buoni per loro. Lei crede? Sì, sì. È vero. Anzi, è molto saggio. Ma vede, qualche volta l'egoismo coincide con l'altruismo. Lei non capisce, vero? Ma che stai a dire? Ah, sì, sì. Facciamo. Mi diverte. Le spiego. No, non le spiego niente. La questione è che dovrebbe chiamare lei, allora se non sa come stanno le cose. Io fino a quest'inverno ho avuto per mio uso personale un'utilitaria. Allora mi piaceva un tale, sa, una cosa così. Io ho molta fantasia. Sarei capace di farmi piacere anche lei se volessi. La prendo un po' alla larga, vero? Ma è divertente. A me non mi diverte. Ho cambiato macchina per far piacere a un uomo e mi sono innamorata di quello che me l'ha venduta. Adesso non la diverte ancora. Telefona, va. No. No, no. È che dovrebbe chiamare lei e le spiego il perché. Io adesso sarei già sul superamento, sa, una fantasia così di passaggio. Un giovane carino. Bello, direi. Dolcissimo, molto virile anche, di carattere voglio dire. Ma chi me lo fa fare, mi sono detta. Le pare? Ho capito, bisogna aspettare che ci risponda Riberto. Perché? Beh, proviamo. 35 80 Il meglio mi scordavo. Risponde un negozio di macchine, concessionario, come si dice. E allora non risponde lui, essendo il padrone, anzi il figlio del padrone. Il bello è che sono dottori tutte e due. In legge. Chissà perché. E allora bisogna dire, c'è il dottor Claudio, altrimenti risponde il padre che non la finisce più. È un uomo molto lento a capire. Sto accordito sul zero. Perché? Fatto 80, 35, 80, poi. Lei ci crederebbe? Ma che devo credere? Mi si ingranchisce il dito. Supponiamo che lei ha un penchant. Attrazione. Per una signora che non le concede quasi niente. Poi di colpo le fa chiedere 2 milioni. Ma che gli vuoi pure te? La sua stasi cerebrale, incredibile, supposizioni, ipotesi. Levi quel ditone dal telefono, non so se glieli dico gli altri numeri. Non voglio mettere questo ragazzo nella condizione di deludermi. Intanto è un bellissimo ragazzo.
E poi è sempre stato gentilissimo. Non solo nel periodo prova macchina, ma anche dopo. E mio marito sarà un po' condotto. Beh, si è seccato, perché con la scusa di far cambiare macchina anche a lui, telefona tutti i giorni. Ma non per questo deve pagare dei milioni a un cretino. Oh, 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 cretino qua, imbecille là. E io qui sto a sue spese. Qualcuno la deve pagare sta menale. È da stamattina che te mantengo. Un pezzo di formaggio mi ha dato, non un caffè, non un bicchiere d'acqua. Dico, vorrete stabilirlo un minimo di diaria per i rapiti? Sì. Beh. Io resto qua. Con chi? Con lei, caro signore. Non ho intenzione di disturbare oltre delle persone con cui ho dei rapporti vitali. Diciamola tutta. Se un ragazzo vuol spendere 2 milioni per me, io preferisco una trousse d'oro o un riscatto di persona. Già ho detto che potevo fare 1,5. E io ho detto che non voglio essere riscattata da questa persona. Non spetta a lui. D'altra parte, i miei fratelli non sono abbastanza moderni per capire queste cose. In negozio non c'è molto, perché siamo effettivamente fuori stagione. Se volemo riprova quello. Per marito, dico. Io qui sto sue spese. A grotta, a macchina, a caciotta. Meno di uno proprio non posso, me devi da crede. Non ne vale manco il rischio. Senta signorina, mi vuole interrompere il 7658002? È appoggiato male. Hai appoggiato male, grazie signorina. Vede, se mi vuole uccidere, perché io non sono in grado di chiedere neanche 100.000, dato che il telefono è appoggiato male. Quanto c'hai una borsa? Poco, gliel'ho detto. Il pieno l'ho fatto ieri sera. Mi invitano poi sempre, ho tanti amici con la cabina. Sono lontana da 2 milioni, da qualunque cifra sarò sulle 5.000. Ta bastero! Vabbè che c'hai 2 autobus e un trattino di treno, ma so pochi chilometri. In caso mai te fai a fette. Fa un po' vedere le scarpe. Beh, mica sono tanto scomode. Ma che ne portate più qui bei tacconi? La donna era più donna con lo spiglio. Ma vede, io non so dove sono. Vuol dire che mi lascia andare, vero? Sai, io non sono molto fisionomista, ecco. Che stupida. Voglio dire, non ho il senso dell'orientamento. Per me potremmo essere dovunque. Pensi che io abitiamo lì dove lei mi ha rapito da 6 anni. Bene, per andare in negozio, che dovrei girare subito a destra, invece ogni mattina... Stai qua! E attenta bene, perché questa non te la lascio, mi potrebbe ancora servire. Noi stiamo qua. Da qui come esci te fai 20 passi, te li conti. E te trovi davanti un albero che ci devi proprio a nasbatte. Che tipo di albero? Un albero! Fai mezzo giro e lì sotto ci trovi una strada. Asfaltata? Diritta! La vi, cammini e... E al primo che incontri le domandi dove sta la stazione per bevere l'asino. Senta, fermeranno anche i rapidi? Per fa che? No, sa, se non so che linea è, vorrei prendere almeno un buon treno. Te che credi? Ma siamo ancora nel Lazio, mi pare. Provincia di Roma. Ecco, è poco stupido anche lei.
Se lei si fosse allontanato maggiormente, mettendo un maggior senso di spazio fra me e i miei cosiddetti parenti, si sarebbe creata una maggiore atmosfera di panico. Oh, mutta coppo, così gli arriva la sensazione. Se le segnalassi una mia amica... Che tipo è? Facoltosa, e non mi permetterei mai di suggerirle qualcuno che non può far fronte. Lì può stare anche sui 5 milioni. E come sta qua la famiglia? Ecco, questo è importante. Vede cos'è il difetto di questo parrucchiere che gli toglie la morbidezza. Vede, è una donna non bella, non particolarmente efficiente. Ecco, per lei il sesso non esiste, la casa non esiste, la moda non esiste. Eppure suo marito non può stare un attimo senza di lei. Sì, ma è uno detto pure da te. Chi? Uno, che te importa? No, no, invece mi interessa. Si vede che noi, nonostante tutto, diamo una sensazione di unione, sa? È molto importante per una coppia. In casa è diverso che dal di fuori. Vede, io credo, anzi sono sicura, che se adesso per esempio Riberto sapesse che non tornerò più perché lei, supponiamo, mi ammazza, sarebbe disperato, perduto, che è più grave. Va via! Non le do l'indirizzo? Non lo voglio! Non c'hai le idee chiare! Tiè! Su cosa? Una donna che sa come si piace all'uomini, quanto ci mette a mettere insieme 2 milioni? Figura dell'amica che sarà! Oh, caro! Un conto è mettere insieme 2 milioni! Un conto è mettere un uomo a repentaglio con un fantomatico rapitore! Ma cosa ne sa poi lei? È sposato? Certo! Chissà i sacrifici che fa per sua moglie. Magari ha rapito me per farle la pelliccia. Ma come te può venire in mente? Zitto, zitto, zitto! E che diavolo, interrompe sempre! Supposizioni! Chi le dice che adesso, per esempio, se sua moglie sparisse, lei non avrebbe la tentazione di lasciarla perdere? No? Mi pare di no, adesso come adesso. Lei ha fatto una cosa bruttissima da un punto di vista umano. Ha aperto una prospettiva familiare che almeno quella era rimandata fino alla morte. Ci sono già tanti problemi in un'unione. Se voleva 2 milioni, poteva anche rubarli, è più semplice. Una cifra irrisoria. Già, e io vado a rischiare la galera! E chi le dice che io adesso non potrei denunciarla? A chi? È che mi dispiacerebbe raccontare che Riberto non li ha pagati i 2 milioni per quella stupida vanità femminile. Perché poi adesso sono sicura che le cose andranno molto meglio. Ma lei tanto non capisce. Ma che razza di matrimonio hai fatto? È comunque un matrimonio. Ah, contenta te. Basta che te ne vai. Mi stai a fare una confusione. Parliamone invece. Mi interessa. Fuori! Mi ripete per favore l'ubicazione? Fuori! Non voglio parlare più! Guardi, io sono una donna molto umana, capisco molte cose, ma non credo che con un'altra lei potrà fare di questi urli, di queste capricciosità, chiamiamole così. E basta con questo aggeggio! Cos'è questa sciocchezza? Vado! Senta... Naturalmente, pagando la telefonata, potrei chiamare un taxi? Non ho il senso dell'ubicazione.
Mm-hmm.